Benvenuti, io sono il Cencio e questo è un nuovo episodio di The Cat Lady. Nell'ultima puntata abbiamo non solo sistemato quei due schifosissimi parassiti, ma abbiamo anche assistito tra un interessante dialogo, ad un interessante dialogo tra Susan e Mizzi, in cui Susan stava quasi per aprirsi riguardante il suo passato e qualcosa che ha a che fare con i bambini o i bebè o qualcosa in particolare che, a quanto abbiamo visto dalla risposta brusca e tremenda, oserei dire, di Susan, non deve essere finita bene. Ma sul più bello è arrivato qualcuno a dare fastidio, qualcuno a bussare alla porta. Andiamo a vedere chi è. Who is it? Flowers. What's that in your other hand? Go away. Leave me alone. Di nuovo, Susan è stata colpita a morte, questa volta da una martellata sulla fronte, proprio bella piena, e di nuovo si risveglia in un posto a lei sconosciuto. Vediamo un po', porta, entra, no, non vogliamo entrare, esamina il lucchetto, che è un lucchetto a combinazione numerica, 0, boh, 8, 0, no, ok. Ho messo dei numeri a caso, non ho idea della combinazione. Questa porta invece? Guardate la Susan riflessa nello specchio con il camice da paziente che ciondola come quando aveva preso quelle robe. È un mostro. Cos'è questa cosa? Credo... non andare avanti. Credo che la cosa peggiore sia che mi somigli un po'. Niente che possiamo fare noi qui. Oh, siamo di nuovo in casa. Ma questa non è davvero casa nostra, guardate che roba. La morte proprio che imperversa in casa di Susan. È un po' la sua visione del suo appartamento, dove lei ha deciso di togliersi la vita. Proprio il santuario della morte, rappresentato così, pieno di teschi, pieni di ragnatele, polvere e muffa. Addirittura la sua camera è bloccata dai teschi, possiamo solo entrare nella stanza degli ospiti. Questa stanza? Perché doveva essere questa stanza? È chiusa. È la stanza degli ospiti, vi ricordate? Cosa l'ha spaventata? Dicevo, la stanza degli ospiti, quella al cui interno c'era il peluche e la carrozzina che ha trovato Mizzi. Ah, ecco cos'è che l'ha spaventata. Che adesso c'è un muro. Sembra che sia intrappolata nel mio stesso soggiorno. Beh, non è proprio casa mia, spero che non lo sia. Spingi.
Non penso di essere forte abbastanza per sfondare questo muro. Anche di qua. Abbiamo uno straccio. Sul mio tavolo da caffè c'è appoggiato un vecchio e logoro pezzo di stoffa. Sposta. No, c'era un coltello sotto. Maledizione, perché mi salta le cose? Esamina. Strano. Il retro dello specchio sembra allentato. Potrebbe esserci uno scompartimento segreto dietro. Apri. Le mie dita sono troppo spesse. Mi serve qualcosa di sottile da infilarci. Abbiamo un coltello. Ah, sapevo che c'era qualcosa nascosto qui. Una chiave... Cos'è una leva? Tira la leva. Una mazza. È una mazza artigianale. Con questa possiamo sfondare il muro. E forse con questa chiave... È la chiave della stanza degli ospiti. Ora la stanza di Mizzi. Opla. E rieccoci di nuovo qua. Se vogliamo tornare in vita, sappiamo bene quello che dobbiamo fare, no? Un'altra candela. È sempre uguale, la fiamma si muove ma non c'è fumo. Soffia. E adesso andiamo a vedere invece dall'altra parte. Dove forse potremo trovare un'uscita. Questa porta ci serve un lucchetto, quindi... Anzi, una combinazione. Ops, guarda un po' dove siamo. C'han frusaglie. Non vedo nulla di utile lì, solo vecchi pezzi di barca e barili vuoti. Una nave in lontananza. Difficile dirlo da questa distanza, ma sembra completamente abbandonata. Oh, no, aspetta, c'era anche quella barca lì. Probabilmente andrebbe in pezzi se ci entrassi, è talmente vecchia e completamente marcia. Ok, guardate la tela. È strappata con un 3. Tre. Otto. Quattro. O uno. 381 o 384. Mentre questo? Non ne capisco la maggior parte, è tutta roba tecnica. Aspetta, cos'è questo? Minima capacità di passeggeri 2. Che strano. Da soli non si va avanti. Bisogna essere almeno in 2 per proseguire. Un ascensore mi porterebbe sotto la superficie del mare. Non sembra molto sicuro, ma potrebbe essere la sola via di fuga da qui. Avvia. Non c'è corrente. Deve essere attivato da qualche altra parte, forse quell'edificio dall'altra parte del molo? L'edificio che ha la combinazione, probabilmente. Quindi proviamo questa combinazione. Proviamo con 384.
Tanto o è 384 o 381. 3 8 4. Abbiamo beccato, sì, era 384. Una Susan che però rimane ferma lì. Pannello, esamina. C'è un piccolo foro sul lato del pannello. Immagino che mi serva una qualche leva per manovrarlo. E possiamo usare... La leva non c'è. Possiamo usare questa, la mazza. Aziona. Oh merda, ok. Allora aspetta. Rimuovi la leva. Diamo un occhio a tutto sto coso perché... Macchinario. Ho già visto questa macchina prima, quando ho visitato questo malvagio mondo dei morti. E quella all'inizio dove abbiamo fatto il sacrificio di sangue. Allora fu il mio sangue a metterla in funzione. Pannello principale? Sembra leggermente diverso dagli altri. Aziona. C'è un rumore che proviene dall'alto ma non vedo cosa lo produce. Allora proviamo così. Prendi la leva. Proviamo a schiacciare la Susan nello specchio. Eh già. E adesso devo usare questa. Perché ovviamente altrimenti tornerebbe indietro se usassi una leva sola. Perfetto. Vediamo che succede. Ok. Cos'è sto suono? È il macchinario che si è messo in moto. Andiamo a vedere di qua. Non c'è niente che possiamo fare qui. Almeno non ora. Non so se forse abbiamo messo in moto l'ascensore. Vediamo. C'è altro che possiamo fare qui? Forse abbiamo messo... Andiamo a vedere. Avvia. La corrente c'è, ma ancora non funziona. Deve esserci qualche altra cosa che mi sfugge. E beh, che servono due persone, ma... È tutta roba tecnica, cos'è questo? Minima capacità di passeggiare, 2, che strano. Ci serve il secondo passeggero. Il secondo passeggero, dobbiamo usare la Susan nell'altra stanza. Quella dove c'è il mostro, sostanzialmente.
ma non saprei come. Pugnala. Aspetta. Così pugnalo. Così. Ah, ok, anche lo specchio fa. Oddio, aspetta, cosa dice? Un grosso coltello da macellaio mi fa venire in mente Psycho di Alfred Hitchcock. Quella scena famosa della doccia mi ha spaventata a morte quando l'ho vista la prima volta da ragazzina. Adesso dovrebbe pugnalare il mostro, no? No. Ma che cazzo? Goodbye, other world. Reaches my ears. Maybe it's this vacuum I stick my head into. This ship, this helmet. Give me proof, cause I need it. Is that you behind my back, Mitzi? Miss Ashworth, I thought you were dead. I saw that man hit you right in the head. Me? Dead? No. No, I'm a tough old girl. You can't kill me that easily. Stop asking stupid questions. We have no time for that. Let's calm down, yeah? Okay, I can do that. What's this? Duct tape? Yeah, he had loads of that stuff. Maybe we can break this tape if we pull really hard? It won't hurt to try. It's pointless. We're completely wrapped in this damn tape. We're cocoons, stuck in a web, waiting to be eaten. Where's the spider? He's gonna play with us first, isn't he? Pull yourself together and stop talking shit. I can't think properly. Did he hurt you? That bastard packs a hell of a punch. I've got a bit of a headache, but I think I'm all right. What about you, Mrs. A? Me? Fresh as a daisy. But I'll feel better after we've dealt with this unpleasant guest of ours. Do you think he's going to rape us? No, he is not. Don't worry, I'll figure something out. Let's just wait for him to come back. Sooner or later, they always make a mistake. Miss A, I'm sorry I had upset you. I shouldn't have pushed you so hard. And I'm sorry about the mug, too. It's all right. Water under the bridge. So,
Any ideas? Not that many, really. None at all, actually. I'm sorry. And you? What do you think we should do? We should kill the fucker. With what? We're tied up. Are you going to headbutt him to death? I will, if there's no other way. Come on, there's got to be something more sensible we can do. I'm not gonna die here. Not like this. E qui abbiamo una scelta, se provare a usare quei grimaldelli oppure tentare di sfilare il tubo dal muro. Ora, è ovvio che quel tipo che c'è entrato in casa e ha aggredito entrambe le ragazze, o meglio entrambe le donne, sia il quarto parassita. Un uomo sconosciuto, un randomico signor nessuno psicopatico con il piacere di fare del male a delle donne, chissà adesso cosa ha in serbo per loro. Un parassita molto diverso da tutti gli altri, perché tutti quelli che abbiamo visto finora, il dottor X, Gladys, suo marito, tutti e tre i parassiti finora avevano una storia, avevano un background, erano un qualcuno, no? Che il giocatore o il fruitore della storia vedeva, conosceva, imparava a temere, imparava il motivo per cui temerli e poi ne aveva, diciamo, paura, orrore, schifo, ribrezzo, quello che volete. Quest'ultimo parassita, questo quarto parassita, in realtà no, non è l'ultimo perché c'è il quinto, intendo l'ultimo che abbiamo visto, è diverso volutamente dagli altri, ovvero la sua storia, il suo essere volutamente trascurato per lanciare questo simpaticissimo messaggio che ha già detto anche Susan qualche episodio più indietro, in cui i mostri esistono davvero ma non stanno nascosti nella nebbia, stanno ovunque, sono le persone come noi, sono gli assassini, sono gli stupratori, sono quei mostri che vediamo ogni giorno, quelli sono i mostri, no? E alcuni di quei mostri non hanno un perché, non hanno una storia, non ci sono spiegazioni, lo fanno e basta, come questo qui. È molto interessante questo parassita. In genere questo parassita è quello che a prima occhiata si va a dire: meh, questo proprio non c'aveva idee, Rem, su questo parassita qua, e ha buttato lì uno a caso che ti porta i fiori e poi ti dà una martellata in testa e ti lega. No, c'è un motivo per cui è fatto così ed è molto molto interessante. Comunque, senza perderci troppo in chiacchiere, adesso dobbiamo scegliere, vediamo se ha questi grimaldelli con sé. How about those lockpicks that you always carry with you? You know, the ones you got from your dad and used to break into this place. But we aren't locked in a room, are we? We're wrapped in duct tape, in case you forgot. How is a lockpick gonna help here? I don't know. It's probably sharp. You could use it to cut this tape. Well, even if that was the case, I can't reach it anyway. So let's forget the lockpicks and think of something else, all right? Quale coltello affilato? Let's use this sharp knife to cut the tape then, shall we? What? You've got a knife? Yeah, but I'm sorry. I just remembered I can't reach it. So let's forget the knife and think of something else, yeah? Ok, va bene. Il tubo. Oh, you are a nasty piece of work, Miss A. I really believed you had a knife. You shouldn't joke about it, you know. It's cruel. It wasn't a joke. I lied to you. And you lied about the lockpicks, didn't you? You don't really have them. Who are you to call me a liar? I can't reach the damn lockpicks. It's the truth. Really? Yes, but clearly my word isn't enough. You know what? I'll show you when this is over. If we're not chopped into little pieces, packed in plastic shopping bags and dumped in the trash, that is. Maybe it won't come to that. He might just throw our bodies in the river or bury them in the woods. Maybe there won't be any chopping. Always an optimist. Maybe together we can pull this pipe off the wall. How is that exactly going to help us? Stop asking stupid questions and pull with me. Great, that's just what we needed. A cold shower. I used to like flowers, you know, like everyone else, or even more.
there was this guy. I should have told him from the start I wasn't interested. But I didn't. Maybe I was interested. In a way, probably. Flattered would be a better word. It was 10 years ago. I can hardly even remember him now. He did that thing every week, because he knew Eric was at work, and I was in the flat, alone. So every Friday night, I'd get flowers delivered by a courier. Who's Eric? Your partner? My husband. He was a taxi driver, worked every weekend, and I was still on maternity leave. Zoe, our little daughter, was only 6 months old at the time. Well, 5 months and 28 days exactly. She would be 11 now. Anyway, that one Friday evening's courier had delivered a big bouquet of the most beautiful lilies. Usually, I would have thrown them away, but I really liked them, somehow. They were extraordinary, absolutely stunning, and looked very expensive. I stood there looking at them, mesmerized. I didn't even hear the phone ring at first, but then I heard it loud and clear, as if I'd woken up from a strange dream, and I knew it was him calling. E The Cat Lady ci ha fatto un bellissimo crashone qui nell'analisi dei gigli. Sono andato ad analizzare i gigli ed è imploso tutto. Comunque poco male, perché comunque vada, stavo per concludere l'episodio e vi stavo dicendo in chiusura dell'episodio. Guardate pure Steam, che cazzo mi sta succedendo qua. Ok, c'era in basso a destra il coso di Steam impazzito. Vi stavo dicendo che per questa puntata la finiamo qua. Siamo in un ricordo di Susan, un ricordo molto vecchio. Possiamo vedere quanto era giovane qua Susan, una neo mamma Susan, alle prese con un possibile amante. Ma come vi dicevo, lo vedremo nel prossimo episodio come sono andate davvero le cose. Alla prossima.